Noi abbiamo lavorato a lungo con Consip, io ho lavorato con Marroni, con Marroni abbiamo sempre lavorato bene, Marroni mi ha dato sempre l'impressione di una persona molto attenta, anche molto preparata e soprattutto anche molto, diciamo, sensibile alle questioni che riguardavano la legalità e la gestione attenta delle gare. La maggior parte delle gare di cui per esempio si discute nelle indagini giudiziarie sono state fatte tutte dalla precedente gestione di Marroni. Io non credo quindi che, diciamo, noi dovessimo essere sentiti sul fatto che Marroni ci fosse da cambiare o no. Con le dimissioni del presidente Ferrara credo fosse, diciamo, nelle cose quello di cambiare l'intero sistema. Io conosco da anni Harry John Woodcock, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto anche di amicizia, così come conosco da tantissimo tempo i pubblici ministeri romani che si stanno occupando della vicenda, soprattutto Mario Palazzi. Credo che i pubblici ministeri di Roma, se hanno fatto questo atto, hanno le loro giuste ragioni. Come conosco io Harry John Woodcock, ha sempre stato una persona di estrema correttezza. E quindi per me sarebbe, diciamo, una scoperta negativa, e anche perché dal punto di vista complessivo giudiziario questa vicenda rischierebbe di avere una serie di ricadute molto pesanti. Ovviamente la fuga di notizie c'è stata, mi auguro che venga individuato anche chi materialmente ha messo in campo questa fuga di notizie, che non sia Harry John Woodcock. Lungi da me l'idea di pensare al diritto di cronaca. Il diritto di cronaca è il sale della democrazia. Però il diritto di cronaca deve anche fare i conti con i doveri. Questa purtroppo è una patologia. Io credo anzi che le indagini giudiziarie debbano intervenire prima. Ovviamente le indagini giudiziarie pagano anche lo scotto di muoversi quando arriva una notizia di reato. Da cittadino, ma soprattutto da utente di quella zona, sono preoccupato del fatto che dopo un'inaugurazione si evidenziano dati che potrebbero, diciamo, potevano essere in qualche modo evidenziati prima e probabilmente avrebbero potuto anche impedire, diciamo, il verificarsi di opere pubbliche non utili. Cioè, io credo con assoluta chiarezza che le opere pubbliche, quando sono necessarie, vanno fatte. Ma ovviamente le opere pubbliche vanno fatte nelle condizioni stabilite dalle leggi. Troppo spesso si dice nel nostro paese sburocratizziamo, evitiamo i controlli non servono a nulla, servono semplicemente a creare problemi. Poi quando si verificano storie come questa tu ti poni la domanda, ma se qualcuno avesse fatto il suo mestiere di fare i controlli, a questo saremmo arrivati? Ovviamente dietro la logica però della sburocratizzazione c'è una logica anche un po' tipica dell'Italia, quella di voler avere le mani libere, di voler dire facciamo tutto come ci pare e poi accade. È la logica che per esempio sta portando alcuni a rimpiangere persino quello che è avvenuto in alcune ricostruzioni del passato, per esempio dopo alcuni eventi calamitosi, e a pensare che forse si stava meglio quando si stava peggio. Diciamo, le idee delle gestioni emergenziali nel nostro paese non hanno mai portato nulla di buono. Se ce lo chiederanno lo faremo, ma è evidente che noi... No, guardi, che io conosca, no. Se sulla vicenda della TAV ci si chiederà, con riferimento a quelle che sono le nostre possibilità di intervenire, così come per esempio ci è stato chiesto per gli appalti delle ecoballe, noi la nostra parte la facciamo sempre. Molte volte però si annunciano richieste, diciamo, e poi le verifichiamo quando arriveranno. Non è che le banche hanno avuto problemi solo nel nostro paese, anzi, fino a poco tempo fa c'era qualcuno che diceva che il nostro paese era l'unico paese nel quale le banche non avevano avuto problemi. Ci siamo svegliati e abbiamo capito che ovviamente queste affermazioni erano false. Però quando un sistema mondiale vede crisi di banche, anche nei luoghi in cui i sistemi di controllo hanno funzionato, diventa anche semplicistico prendersela solo col sistema dei controlli. Certo, quando ci sono situazioni come queste di banche con queste diciamo, carenze enormi, qualche problema nella gestione c'è stato, qualche problema nei controlli evidentemente c'è stato, ma il tema è un tema maggiore se evidentemente ha riguardato le banche di tutto il mondo.